potrebbe definire? Il marketing laterale si potrebbe definire semplicemente come una tecnica per portare i tuoi prodotti oltre i limiti per i quali essi sono stati concepiti. Quando un'impresa non ha più possibilità per raggiungere i clienti e ha bisogno di innovare, questo gli permette di conquistare nuovi mercati nel senso di oltrepassare i limiti per i quali i prodotti originariamente sono stati concepiti. È possibile applicarlo a tutti i prodotti e a tutti i servizi, poiché è una forma tecnica, ma ci sono situazioni di mercato, situazioni di economia nei quali è più consigliabile. Le tecniche del marketing laterale propongono innovazioni, quindi prevedono anche dei rischi, bisogna analizzare i momenti. Nel momento di espansione economica è più facile correre dei rischi, come nella crisi attuale, e quindi è meglio portare avanti un'innovazione più conservatrice, però si potrebbe comunque applicare a tutti i prodotti, a tutti i servizi, a tutte le situazioni. Quali sono le differenze in termini di modalità operative e di risultati tra marketing laterale e marketing verticale tradizionale? In verticale è molto semplice. Il marketing verticale è un marketing che vuole innovare poco a poco. La probabilità di successo è semplice. Se io metto in commercio i cereali per la colazione e voglio fare una misura più piccola per diverse situazioni, o aggiungo frutta perché siano buoni per i bambini, o una versione low fat, tutto questo è marketing, sono piccole variazioni del prodotto, è più facile, più probabile avere successo, ma il volume addizionale a corto e a medio termine è buono, ma c'è un momento in cui non produrrà più, nel caso dei mercati molto maturi e molto competitivi. Per il marketing laterale, invece, voglio andare oltre i limiti per i quali il prodotto è stato concepito. Quindi facciamo, ad esempio, dei cereali che la gente possa mangiare per strada. Per esempio, le barrette di cereali sono un'idea del marketing laterale, che hanno una dimensione oltre i limiti originari del prodotto. Il volume risultante sarà maggiore.